nuova linfa allo sviluppo rurale dell'Umbria. È stato firmato infatti a Palazzo Donini il protocollo d'intesa che dà origine all'Assogal, il coordinamento dei 5 gruppi di azione locale Umbri, i GAL appunto, Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Valle Umbra Sibillini, Ternano e Trasimeno Orvietano. Il nuovo soggetto avrà il compito di coordinare e ottimizzare le azioni dei singoli GAL in attuazione della misura 19, sostegno allo sviluppo locale leader del programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la valorizzazione e stimolo della crescita produttiva ed economica dei territori. Abbiamo lavorato alla costituzione dell'Assogal, che non è un soggetto in più ma è semplicemente un coordinamento che vuole affermare ottimizzazione delle risorse, delle azioni per un miglior utilizzo dei quasi 50 milioni di euro che i GAL hanno a disposizione per affermare un'idea dell'Umbria che sia rappresentativa di tutta l'Umbria, quindi chiudendo anche una fase dove la promozione, la comunicazione veniva fatta dai singoli GAL, quindi è un modo per essere non solo efficienti nella spesa ma anche efficaci rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere. L'Assogal, ha spiegato Cecchini, dovrà collaborare nella progettazione e gestione dei progetti di cooperazione, promuovendo lo sviluppo integrato attraverso l'attivazione di iniziative comuni e ricercando opportunità, anche finanziarie, che vadano oltre quelle che sono disponibili con il programma di sviluppo rurale. La costituzione dell'Assogal, ha continuato Cecchini, è molto utile per avere un rappresentante unitario presso le autorità centrali, comunitarie e regionali, non solo al fine di continuare una fattiva collaborazione con tutti i soggetti, ma anche per svolgere altri compiti importanti per i quali è necessaria unità di intenti e di azione, come per esempio le azioni di promozione degli eventi più importanti della regione e per la regione stessa. E a questo proposito la prima iniziativa concreta dell'Assogal, come annunciato in conferenza stampa, sarà proprio la partecipazione con stand e materiali promozionali comuni al Vinitaly che si svolgerà a Verona dal 9 al 12 aprile prossimi. Ed in quell'occasione, hanno anticipato i presidenti dei GAL Umbri, saranno numerosi gli ospiti che si uniranno a loro per promuovere le bellezze e le ricchezze dell'Umbria.